un enorme vantaggio competitivo. 2015. L'Italia è il paese europeo con il maggior numero di piccole e medie imprese, 3,8 milioni, quasi un quinto di tutte quelle dell'Unione Europea e uno dei primi paesi al mondo per nascita di start-up. Rispetto al 2013, le start-up innovative hanno registrato un aumento del 120%. Oggi ne nascono 4 al giorno. La sua storica vocazione alla creatività e all'ingegno applicati alla cura per il prodotto sono la base di partenza per questo fenomeno in costante aumento. Ma qual è il loro potenziale di sviluppo? Una dote sicuramente, diciamo, riconosciuta a livello internazionale a noi italiani è la nostra imprenditorialità, la nostra creatività. In qualche maniera probabilmente c'è qualcosa di culturale, un'eredità che noi ci portiamo dietro come italiani, un senso estetico del bello, dell'ergonomia, degli oggetti fatti bene che funzionano, che è una caratteristica proprio particolare degli italiani riconosciuta. Questo si riflette sempre a tutti i livelli, pensiamo nel software, per esempio gli sviluppatori software italiani producono dei prodotti estremamente funzionali e sono di elevatissimo livello. Un esempio cristallino di questa italianità in un campo, diciamo, fortemente tecnologico è sicuramente Arduino, la storia di Massimo Banzi, la sua evoluzione dall'Olivetti al diventare uno dei top al mondo nell'interaction design fino a costruire ormai quella che sta diventando la piattaforma open source hardware di scelta di tutti i maker del mondo. Ecco, questo è un esempio di un imprenditore che forse non sarebbe nato in Silicon Valley, ma che poi, mettendo insieme caratteristiche di know-how tecnologico molto forti, ma anche di senso per l'estetica, per il design, per la user interface, e l'interazione, l'interaction design, che sono i campi di cui Massimo è massimo esperto, e noi come italiani stiamo dicendo qualcosa nel mondo del software e dell'hardware, tra l'altro con un progetto che ha una vision che guarda avanti 50 anni. Sicuramente in Italia abbiamo un patrimonio di startup che non sono solo le nuove iniziative di cui soprattutto negli ultimi tempi stiamo parlando, ma sono le 3.800.000 piccole e medie aziende che caratterizzano il nostro tessuto produttivo, che in qualche momento della loro vita sono state le startup. Quindi abbiamo una tradizione secolare noi nelle startup e abbiamo una tradizione ancora più interessante, oltre appunto a quella dell'imprenditorialità, anche su alcune tematiche industriali di prodotto. Da questo tessuto produttivo non si può prescindere, infatti non stiamo prescindendo, vanno solo innestati alcuni fattori culturali e, se vogliamo, anche tecnologici che stanno cambiando in questi anni, ma che possono rappresentare da questa base un elemento di rinascita, ricrescita e rilancio per la nostra economia e il tessuto produttivo, che secondo me sono unici al mondo.